amiche e benvenuti ad un nuovo video. Oggi video recensione barra commento del libro Un cuore nelle tenebre di Roberta Ciuffi, un libro che mi ha annoiata e che non sono neanche riuscita a finire. E voi mi direte: ma perché stai recensendo un libro che non hai neanche finito, quindi non sai bene cosa dire? No, so cosa dire, perché l'ho letto veramente un bel po', quindi so dirvi come scorre, come sono le situazioni, eccetera. Sinceramente la storia non mi intrigava così tanto da doverlo terminare. Quindi andiamo subito a parlarne. Questo è un paranormal romance con i lupi mannari, con i licantropi. E praticamente è ambientato in Friuli, quindi appunto in Italia, nel 1880-85. E abbiamo questa ragazza che è Elena. Allora, in tutti i paranormal romance c'è una che si chiama Elena o Elena, basta. E praticamente questa ragazza sta viaggiando da un posto all'altro, da dove stava prima, sta appunto andando a casa di un suo cognato che si chiama Orlando, perché lì si sente al sicuro. Lei sta scappando, anche se inizialmente noi non sappiamo perché. Incontra, diciamo, sulla postale che dove lei sta viaggiando, incontra quest'uomo che si chiama Lars Colter, e questo Lars è un uomo appariscente, un uomo che incute timore, è moro, molto, sapete, quelle persone proprio di presenza che non puoi fare a meno di non puoi ignorare. Con l'orecchino, la barba in un certo modo, una di quelle persone prestanti, dai lineamenti marcati, scure, che comunque, soprattutto all'epoca, insomma, facevano un certo effetto. E quest'uomo, di cui noi abbiamo il punto di vista, cioè la storia è narrata in terza persona, però noi abbiamo il punto di vista di volta in volta su di lui o su di lei, eccetera, quindi sappiamo cosa pensa lui, cosa pensa lei, e lui è come se riuscisse a leggere nel pensiero o comunque a percepire le emozioni delle persone. Infatti lui si accorge subito che lei è molto silenziosa, ma dentro di sé è molto agitata, ha paura di qualcosa. Cosa succede? Poi si separano i due, lei va da suo cognato Orlando, che appunto è sposato con una donna con cui però non ha più contatti fisici, perché questa donna sta sempre attaccata alla sua bambina, a sua figlia, in maniera morbosa, in quanto questa coppia, Orlando con sua moglie, hanno perso un bambino aggredito da una bestia. E quindi questa donna, la moglie di Orlando, che è anche appunto sorella di Elena, è attaccata in maniera morbosa a questa bambina. E Orlando la tradisce con altre donne, tra cui noi vediamo appunto principalmente Giulia, che è la sua amante. Cosa succede? In questo paesino, di cui adesso non ricordo il nome, dove appunto si svolgeranno le vicende, dove si trovano al momento Elena e Lars, ci sono stati diversi attacchi da parte di animali feroci, di lupi, e ne sono avvenute parecchie, e proprio per questo Lars è lì. Lars è uno studioso, ma oltre ad essere uno studioso è un cacciatore, che è stato appunto chiamato per risolvere la situazione. E Lars, insieme a molte altre persone in questo paese, sono discendenti del primo licantropo. La leggenda che vale in questo libro per i licantropi è questa: Zeus, quindi proprio alle origini, Zeus, per verificare l'impietà del re di Arcadia, è sceso sulla terra sotto forma di contadino. E il re di Arcadia appunto lo invita a pranzo, a mangiare, e appunto questo re di Arcadia, insospettito da questo contadino, decide di servirgli carne di bambino, e Zeus, indignato, inorridito, dice appunto a questo re di Arcadia e alla sua popolazione: voi avete un cuore di lupo, quindi ne avrete anche l'aspetto. E praticamente da lì nasce la leggenda dei licantropi, nascono i licantropi appunto, che discendono dal primo re di Arcadia, e si scopre appunto che Lars è proprio un discendente puro di questo re, quindi è proprio un discendente puro della dinastia dei licantropi. E quindi abbiamo la storia che si snoda su questo, su lui che deve cercare di fermare questi assalti alla gente da parte di questi lupi che noi sappiamo essere licantropi. Abbiamo questa storia d'amore che si svilupperà tra lui e Elena,
E la storia procede così. Io non l'ho finito di leggere, però ho saltato diverse pagine per andare alla fine e vedere un po' come si concludeva. Diciamo che sono arrivata all'incirca a metà, appunto per poterne fare una recensione sullo stile, sulle varie vicende, eccetera. Poi sinceramente non mi stava interessando, non ne potevo più e ho proprio saltato diverse pagine, sono andata verso la fine solo per vedere come finiva, ecco. Non ce l'ho proprio fatta. Io quando un libro non mi piace non ce la faccio a finirlo, soprattutto con questo caldo, proprio non ho assolutamente la pazienza. Allora, perché non mi è piaciuto questo libro? Allora, la scrittura è molto semplice, però non ho nulla da dire al riguardo. Il problema è proprio il libro in sé. Sembra un Harmony con un po' di paranormale, cioè ci sono queste tiritere amorose tra lui e lei che è timorosa, cioè lei ha una motivazione per essere spaventata dagli uomini, ha subito delle molestie eccetera, però lei è la classica spaventata quando si avvicina a lui, calcolando l'epoca è anche giusto, però niente di originale, lui che ha un aspetto insomma inquietante, però risulta anche affascinante. Non lo so, sono le solite tiritere amorose tra il lui diverso dagli altri e forte, e lei tutta timida e timorosa, eccetera. Ci sono questi scambi di battute tra loro che sono noiosissimi, assurdi. Poi un'altra cosa che mi ha dato fastidio è il fatto che sappiamo tutti che ci sono i licantropi in questa storia, perché, a parte perché lo dice la trama, però non è che rimane misteriosa come cosa, cioè ci viene fatto capire proprio bene che sono licantropi, però non ci viene mai detta la parola, come se l'autrice volesse mantenere una suspense inutile, come per il fatto che lei ha subito molestie. Si capisce subito che lei ha subito molestie, ma non perché è l'intuito del lettore, perché si capisce. L'autrice ci dice, perché quando è successa puntini puntini quella cosa, dai, dillo che è stata molestata, cioè non ha senso. Io capisco che in un libro, anche se sai la trama, si vuole mantenere una certa suspense, ok, ma in questo libro è irritante, perché la questione dei licantropi, come la questione di lei che ha subito delle molestie, sono talmente palpabili, perché ci vengono proprio, non ci viene detta la parola, ma ci viene proprio fatto capire in tutti i modi, cioè non c'è nulla che ti vuole, cioè vuole mantenere la suspense l'autrice, ma non ce la fa, ci dice tutto praticamente, però è come se non ci vuole dare proprio la conferma finale, cioè perché sta succedendo questo, perché loro credono che siano stati dei lupi ad attaccare la popolazione, bla 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 bla, però non ci viene mai detto la parola licantropo. Io non so se riesco a spiegarmi, l'ho trovata una cosa davvero sciocca, lo trovo proprio un libro per ragazzine, o comunque è proprio un libro senza pretese, non so bene come spiegarmi, so che sto farfugliando cose, ma vi giuro che è stato un libro irritante e noiosissimo, e neanche l'ho finito, cioè sono andata proprio a vedere come finiva, ma ogni pagina che mi capitava sotto mano era proprio banale al limite dell'assurdo, eh. Allora, come paranormal romance sui licantropi assolutamente non ve lo consiglio, però come paranormal romance sui licantropi vi consiglio, ho fatto anche la recensione, quindi ve la lascio qui, Faithful di Claudia Gray. Quello era molto carino, la protagonista era molto particolare, la storia era carina, cioè è comunque sempre un paranormal romance, però per il suo genere era molto carino, la protagonista è interessante, particolare, e sì, e questo invece, ragazzi, no. Quindi ricapitolando, tiritere amorose veramente banali e scontate e noiose, è tutto molto più incentrato sulla storia d'amore che sulla questione azione licantropi, e soprattutto questa cosa di voler mantenere la suspense senza che ci vengano dette le parole esplicite, quando in realtà ci stai spiegando tutte le situazioni e noi sappiamo chiaramente di quello che stai parlando, però non ce lo vuoi dire, puntini puntini quella cosa, lo sappiamo ormai, diccelo a un certo punto, diccelo, perché sembra che ci stai prendendo per stupidi. Mi dispiace se a voi questo libro è piaciuto, a me non è piaciuto, ha irritato, se a voi è piaciuto va benissimo, ognuno ha i suoi gusti. A quanto ho capito questa è una serie, questo è il primo, non lo continuerò mai, e sono contenta di averci speso solo 50 centesimi perché l'ho presa al mercatino, perché veramente mi avrebbe dato fastidio. A parte che è difficile che io compri un paranormal romance, cioè mi ero un po' incuriosita perché io credevo ci fossero i vampiri.
no, non mi è proprio piaciuto. No, vi dico che non sono riuscita a finirlo. Io i libri quando proprio non mi piacciono non li finisco e non è una cosa che mi succede spesso, cioè sono casi rari, questo non ce l'ho fatta. Fatemi sapere se voi lo avete letto, cosa ne pensate. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di consigliarmi qualche paranormal romance carino e che in realtà valga la pena e che non sia il solito scontato, perché no. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!